Poteva arrivare in testa la Juventus allo scontro diretto di San Siro, seppur l'Inter avrebbe comunque avuto una partita da recuperare, invece si è messa nelle condizioni di arrivare di nuovo dietro perché non riesce a battere il Real Empoli di un allenatore appena arrivato al posto del secondo allenatore esonerato della stagione. Non riesce, tra l'altro in casa, avete capito? Allo Stadium non si riesce a battere il Real Empoli. Perché? Perché Allegri fa delle grandi scelte di formazione. Proprio presenta un 11 titolare in campo al bacio, che è una meraviglia. Con un croccantissimo Milik che non trova di meglio da fare se non farsi buttare fuori. Dopo 18 minuti per un fallo killer e inutile a centrocampo, dopo uno stop sbagliato a 18 metri, roba che uno che gioca in Serie A almeno uno stop dovrebbe saperlo fare, io fossi nella Juventus e segnatamente in Allegri, lo spedirei su Marte con biglietto di sola andata. Io non gli farei rivedere mai più il campo, mai più. Eppure, grazie al solito Vlahovic, complimenti a Dusan, glieli rinnovo perché anche oggi fa gol. E fornisce una prestazione comunque a 360 gradi importante, solida e convincente. L'aveva aggiustata, l'aveva raddrizzata. E invece, poi che succede? Che entra Baldanzi che tira fuori dal cilindro un tiro che sembrava innocuo, andava a due all'ora. Tra l'altro, lui mancino che calcia col destro. E Szczęsny che si inginocchia e dice alla palla: prego, entri, s'accomodi. Stiamo sempre lì. Szczęsny farà anche qualche parata efficace ogni tanto, ma rimane sempre un citofono 4 sul tiro di Baldanzi. Poi c'è la complicità del solito ineffabile, impeccabile Locatelli che becca uno che non esce su Baldanzi. Anche lui sta fermo lì e gli dice: prego, accomodati, hai tutto lo spazio per calciare in porta e segnare. Insomma, ragazzi, a parte Vlahovic che prende 7,5 e Ildiz che quando è entrato ha provato a fare qualcosa e gli avesse dato più minuti, o magari l'avesse fatto giocare titolare, probabilmente l'avrebbe risolta. E gli altri beccano tutti. A Milik quanto dovrei dare? Zero? Quanto gli posso dare? Forse anche meno di zero gli dovrei dare. Szczęsny, dicevo, 4. E Kostic 3 perché veramente è di un imbarazzante ormai, è l'inutilità fatta a calciatore. Miretti che ha l'occasione migliore del primo tempo, solo davanti a Caprile, la spedisce in curva. Bravo, ma chi lo fa giocare Miretti? Sempre quello che ha fatto giocare Milik. Insomma, Miretti 2. E Allegri stavolta becca 4 per le sue inspiegabili cervellotiche scelte di formazione. Comunque, un bel regalone all'Inter e 2 punti buttati nel cesso. Complimenti!